Radio Più Roma presenta Piccolo breviario dell'anima. Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Con la partecipazione di Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini. Cos'è l'invidia? È un peccato, uno stato d'animo o una cattiva abitudine? La nostra invidia dura sempre più a lungo della felicità di chi è invidiato. François de La Rochefoucauld. Quanto più in alto sali, tanto più piccolo ti vede l'occhio dell'invidia. Friedrich Nietzsche. L'invidia è un sentimento negativo. Quello positivo, cui sovente è accostato, è l'ammirazione. Invidia si prova nei confronti di una o più persone che hanno qualcosa che noi non possediamo. In quanto sentimento negativo, tendiamo quindi a portarle momentaneamente o stabilmente nel nostro mondo e a farne un feticcio negativo, oggetto di cattivo sentimento, di ingiurie e di atti a volte sconsiderati. L'invidia è qualcosa familiare a molti di noi. Quando vediamo che qualcuno ha qualcosa che noi vorremmo avere, possedimenti materiali o tratti della personalità o servizi o talenti, allora una reazione naturale umana è esserne invidiosi. Richiede un lavoro consapevole liberarsi da questa tentazione. È sbagliato ed ingiusto vivere emozioni negative rispetto al prossimo. Un cuore calmo è la vita del corpo, ma l'invidia è la carie delle ossa. Proverbi 14:30. Non è peccato essere tentati dall'invidia, ma se gli viene concesso di vivere e svilupparsi, diventa distruttiva, divide le persone, distrugge le relazioni, semina discordia e crea uno spirito di amarezza e di male. Provoca le persone ad agire e parlare in modo tossico. Essere invidiosi è qualcosa che avvelena il nostro cuore, la nostra mente, il nostro agire. Adler, lo psicologo che fu allievo di Jung, indica che invidia è attitudine insita in noi, prima ancora di trovare l'altro. Melanie Klein, che a questo atteggiamento dell'essere ha dedicato molti studi e libri importanti, ci indica che non può che nascere da nostre mancanze nella più tenera età, cioè da scompensi, abbandoni. È quanto vorremmo che ci mette in condizione di invidiare, ma noi non ne siamo affatto consapevoli. Ciascuno ha la sua storia ed è ricco e povero di essa, ma ha il dono più grande, il bene più grande dono di Dio, che è la vita. Possiamo fare molto contro l'invidia. Si tratterà anzitutto di accettare noi stessi coi pregi e i difetti. Per quanto concerne invece l'ipotesi di patologia, ovviamente anche questa attitudine umana, questa umana debolezza, può nel tempo anch'essa divenire una nevrosi, dunque una patologia, attraverso comportamenti non congrui né armonici, dunque oltre la normalità. Avete ascoltato Piccolo breviario dell'anima,
Osservazioni tra spiritualità, filosofia, letteratura e arte. Di e con Ugo De Vita. Hanno partecipato Daniela Scotti, Andrea Pablo Bruno, Katia Durantini,